Buongiorno, sono Stefano Agostini del ristorante Godenda di Padova. La ricetta di oggi è tartare di spigola, crostone di panettone, fichi, loison, con fiori eduli, erbe aromatiche e una salsa ai piselli. Gli ingredienti per 4 persone sono spigola fresca, 4 crostoni di panettone, fichi, loison, un lime, erbe aromatiche, fiori eduli, sale, pepe, olio extravergine, uova di salmone. E per la crema di piselli, scalogno, brodo vegetale e chiaramente i piselli. Il procedimento prevede l'utilizzo appunto del panettone e i fichi che viene tagliato e sagomato con l'utilizzo di una coppa pasta rettangolare. A questo punto viene passato in forno per circa un minuto, stando attenti a non cuocerlo troppo per non renderlo troppo secco. Andiamo a procedere nel sfilettare la spigola, fare una cubettata della polpa, condirla con olio, pepe, sale e una goccia di lime. Ora andiamo a preparare la salsa di piselli che prevede lo scalogno, il pisello e il brodo vegetale. Portato a cottura, il tutto viene frullato, passato allo chinois per evitare che ci siano delle impurezze per quanto riguarda i piselli e quindi lasciato a temperatura ambiente. Ora andiamo a procedere nel guarnire il piatto. Si stende la salsa di piselli al centro del piatto. A questo punto si compone la tartare utilizzando il crostone di panettoni fichi, la polpa di spigola, la si pone al centro del piatto e si guarnisce con dei crostoni di panettone, un filetto di spigola, dei fiori eduli, i piselli e delle erbe aromatiche. E sopra il crostone, per ultimo, mettiamo le nostre uova di salmone. Per conoscere i passaggi di queste ricette, vai sul sito insolitopanettone.com. Un saluto da Stefano Agostini e tutto lo staff del Godenda.